questi casi di trombosi recenti hanno portato, o meglio riportato, il Comitato Tecnico Scientifico a rivalutare le indicazioni per l'utilizzo di AstraZeneca verso quale fascia di età. Dottoressa Graziella Soldato, dirigente medico, unità operativa complessa, igiene, epidemiologia e sanità pubblica dell'ospedale di Pescara, settore vaccinazione. Bisogna anche vedere cosa hanno fatto gli altri paesi prima di noi. Molti paesi hanno avuto il coraggio di sospendere la vaccinazione con AstraZeneca e altri addirittura per tutte le fasce di età. Esattamente, altri addirittura l'hanno sospesa per fasce di età 55-60 anni, altri addirittura hanno applicato la strategia proprio per non ripetere la seconda dose del mix and match, cioè di cambiare tipo di vaccino al richiamo della seconda dose. Chiaramente la situazione attuale, la situazione epidemiologica attuale, con una bassa circolazione, con casi in drastica riminuzione, seppur si tratti, quello già noto, di un effetto collaterale raro ma pur grave, ma quando da un punto di vista epidemiologico la possibilità di ammalarti eguaglia quasi la possibilità dell'effetto raro, è chiaro che questo rischio non è più tollerabile.